Buongiorno. Ciao. Come si chiude questa prima parte della preparazione, diciamo, come la chiudi, sia dal punto di vista del lavoro svolto e sia ovviamente dal punto di vista dei giocatori che sono arrivati, quelli che dovranno arrivare, insomma, quelli che sono arrivati ma non hai ancora, diciamo, la possibilità di utilizzare. Allora, intanto per quello che riguarda il ritiro, la cosa positiva è che nessuno abbiamo chiuso il ritiro senza infortuni, perché in questo periodo qui significa che poi si può dare continuità al lavoro che si è iniziato. È chiaro che i giocatori dopo un periodo di inattività devono acquisire la migliore condizione. Qualche acciacco che abbiamo subito in settimana che ci ha impedito, o perlomeno siamo stati cautelativi o prudenti nel non schierarli nella partita contro la Fermana, e ci ha permesso oggi di poterli utilizzare quelli che avevamo a disposizione. Nessuno è uscito con infortunio, questa è la cosa che più mi rasserena, perché comunque da mercoledì cominceremo il lavoro, quello un po' più specifico. Possiamo ricominciare senza infortuni. Veseli, però quello è stato un incidente di gioco, purtroppo non è un fatto muscolare, quelle cose possono succedere in una partita. Lui ne avrà ancora per un po' di tempo, però io mi riferivo a infortuni dovuti a affaticamenti, problemi muscolari. Grazie a Dio questo non ci sono stati, quindi questo sono soddisfatto. Invece legato al mercato? Il mercato, lo sapete che la squadra non è completa, lo sappiamo tutti, diciamo sempre le stesse cose, c'è il direttore che sta lavorando, adesso un paio di giocatori sono arrivati, e cerchiamo di capire a che punto sono, piano piano stiamo completando l'organico, ci vuole un po' di pazienza, lo sapevamo. Roberto. A proposito del mercato, ciao mister, buonasera, a proposito del mercato volevo chiederti se pensi, in riferimento ai nuovi innesti, che qualcosa potrebbe esserci già alla ripresa, mi riferisco naturalmente agli attaccanti che credo sia il reparto in questo momento largamente. Allora, le trattative sta facendo il direttore, è impegnato 24 ore al giorno, lui conosce benissimo la nostra situazione, quindi sta lavorando a 360 gradi e a tempo pieno. Quindi c'è la volontà di chiuderle il prima possibile, quindi non è che siamo noi che temporeggiamo, è l'oggettiva difficoltà che propone il mercato. Pensi che qualcosa possa Roberto, io spero che arrivino prima possibile, perché bene o male questo significa migliorare subito l'affiatamento con i compagni e cercare subito una condizione ideale, ottimale. Questo è il nostro auspicio. Poi, ripeto, io non faccio le trattative, non so a che punto sono. Intanto chi c'è ha mostrato uno spirito già campionato, perché non sono mancate anche le scaramucce in questa partita, insomma la squadra si sta già mentalizzando. Come giudica questa prima fase, visto che oggi di fatto insomma si chiude il ritiro, visto che avete 2 giorni di riposo, proprio da questo punto di vista? Lei ha sempre detto io lavoro con chi ho, come se il campionato dovesse iniziare per forza. Domani, che voto dà a questi Ma io voto, non mi piace dare i voti, io dico che comunque si è fatto un buon lavoro, ripeto, sono arrivati dei giocatori, alcuni ieri, alcuni durante il ritiro, quindi però ecco, si è lavorato bene, il ritiro abbiamo fatto bene, soprattutto come ho detto prima non si sono registrati infortuni muscolari che ci permettono adesso di dare seguito al lavoro, perché la preparazione appunto è un periodo importante, perché si comincia. Se poi ci sono delle interruzioni per problemi muscolari bisogna ricominciare da capo, quello diventa un handicap grosso. Invece questo non si è verificato, poi ecco, ripeto, per questo sono contento, sono soddisfatto del lavoro. Le chiedo anche un giudizio sui nuovi, oggi abbiamo rivisto Strandberg per altri 45 minuti, lei lo conosceva già. Sì. A mio giudizio molto bene anche Ruggeri, che è un 19enne ma ha grande personalità, a gamba, insomma chi è arrivato sembra pian piano inserirsi in questo gruppo, e poi questi due ragazzi che non abbiamo ancora visto, credo nemmeno noi li conosciamo poco, potranno fare. Ma io li ho visti in video, ho visto le partite di questi due ragazzi, quindi posso dare un giudizio per quello che ho visto. Se li abbiamo presi è chiaro che siamo convinti che possano far bene con noi, poi sarà il campo a dire, perché comunque hanno bisogno di un periodo di inserimento e di adattamento, quello che anche loro devono trovare la condizione, perché sono fermi anche loro da un po' di tempo, però hanno i requisiti secondo me per stare bene in questa squadra, hanno le caratteristiche per stare bene, cioè sono funzionali al nostro tipo, al nostro modo di giocare. Poi chiaro, sono stranieri, devono imparare la lingua, devono imparare un po' anche il nostro modo di lavorare, che non è semplice, noi lavoriamo in una certa maniera, quindi gli stranieri quando arrivano un po' di adattamento lo devono trovare, però sono giovani, hanno capacità sia aerobiche che fisiche, quindi sono giovani, insomma dai, prima li mettiamo in forma subito. Mister, io ne volevo chiedere, lei non ama parlare ovviamente dei singoli, però volevo chiedere, in questo
per ritiro precampionato, soprattutto nella gara vista stasera e quella l'ultima vista giovedì contro la fermata, chi l'ha impressionato di più di calciatore che non si aspettava e magari è rimasto favorevolmente colpito? Ma io non mi piace fare le graduatorie, perché l'allenatore deve mettere tutti sullo stesso piano, poi c'è qualcuno che va in forma prima, qualcuno che è in ritardo, questi periodi qui si fa, è molto, come posso dire, secondo me dare le giustizie è molto superficiale come concetto, perché ci sono alcuni giocatori che hanno bisogno, necessitano di più tempo per la struttura fisica, per tanti motivi, perché magari i carichi di lavoro non li smaltiscono subito, no? E altri che magari li smaltiscono meglio. Io per questo dico, chi è che l'ha impressionato di più? Potrei dire Tizio Caio, ma è un errore perché appartiene un po' alla casistica delle cose, perché certo. È naturale che un giocatore che pesa 95-100 kg possa far più fatica rispetto a uno che ne pesa 70-75. Quindi dire che quello è secondo me una sciocchezza, però da parte mia, perché significa non riconoscere che uno ha delle difficoltà rapportate alla sua struttura fisica. E chiudiamo. A proposito di giudizi, Zortea e Ruggeri, ecco, sì. Valutazione dopo poche settimane che hai a disposizione, cioè lo spirito con il quale si sono adattati, sono entrati in questo gruppo, allora, la personalità. Intanto sono due ragazzi che ho chiesto personalmente, ho chiesto io, sono due giovani, vengono all'Atalanta. L'Atalanta è una scuola di pensiero, una metodologia molto simile alla nostra, o perlomeno ecco, hanno questo, sono inquadrati sul lavoro, ma soprattutto ecco, è un po' come facciamo noi, no? Nel senso dei concetti, metodologia e lavoro. Quindi non fanno fatica, si inseriscono subito, tant'è che sono di due che si sono quasi subito inseriti, esatto. Quindi ci possono dare una grossa mano, io spero che per loro sia questa stagione un'opportunità per un trampolino di lancio, come ne ho lanciati tanti ragazzi, spero che per loro sia questa un'opportunità importante che debbono cogliere in maniera migliore possibile. Mister, ma ad oggi quanti giocatori di oggi? Sempre sul numero andiamo. Sì, per fare anche un po' una sintesi di tutto. Ma no? Dopo, dopo mi fate la somma, perdo. Dai, lo sapete che davanti almeno tre attaccanti ci vogliono, lo sapete, non è arrivato nessuno ancora. Poi un altro portiere, un altro difensore, soprattutto adesso per serie, anche se starà fuori per un periodo di tempo. Quindi, e poi ecco, vediamo, dai, qualcosa poi arriva anche in mezzo al campo. Ma collega di Palermo specifico, mister, a direttore Fabiano? Sì, ma non è facile poi arrivare a prendere il giocatore che uno vorrebbe o desidererebbe, che poi ci sta mezza serie A su questi giocatori qui. C'è una domanda del Palermo. Sì, mister, Palermo. Buonasera. Buonasera. Visto il Palermo anche in funzione della corsa per la promozione in Serie B e in particolare Fella, lei l'ha avuto per qualche giorno in ritiro a Cascia, se pensa che può essere il giocatore che può fare il salto di qualità alla squadra? Allora, intanto io giudico sempre col beneficio di inventario tutte le partite amichevoli, perché io ricordo quando ho vinto i campionati, in preparazione per il campionato, le mie squadre sembravano che potessero giocare se non in terza categoria, perché fanno fatica a correre, fanno fatica a muoversi, perché se uno lavora molto sotto l'aspetto fisico il giocatore non può avere la gamba per correre, non ha nemmeno i riflessi, arriva tardi, arriva secondo e inevitabilmente fa le figuracce. Però di questo io non mi preoccupo, perché so che il lavoro è proiettato a un medio lungo termine. Quindi ecco, sono molto cauto nel dare giudizi in questo periodo, perché il calcio d'agosto secondo me non è veritiero. È una buona formazione, ci sono tanti giocatori, anche molti ragazzi che io ho allenato, che conosco, Luperini, Ogier, poi conosco un po' tutti, conosco Floriano, Lancini, Voia, anche perché Crivello è un pezzo che sto sui campi di calcio, quindi conosco quasi tutti. È una buona formazione. Fella, che mi dici tu, un giocatore secondo me in questa categoria può rappresentare uno dei migliori attaccanti che c'è in questa categoria, secondo me. Lui fa gol, quindi è sicuramente un ottimo acquisto. Lei ha parlato del precampionato, adesso per colpa, tra virgolette, di questa situazione Chievo siete un attimo in ritardo, avevate pianificato bene un po' cosa, perché vuole con la regina, forse triangolare, quindi c'è questo coquetale, adesso domani ci sarà il TAR che potrebbe scombussolare un po' tutto, probabilmente ecco, questo incidente di percorso crea un attimo di dispiacere. Ma allora, per principio non mi piace lamentarmi, Alfonso, a me non mi piace piangere, per principio. Perché sono abituato poi a cercare subito le soluzioni di quella che è diventata magari una problematica. Quindi detto questo è vero, che tutto vero, però troveremo
il modo per fare qualcos'altro, sia a livello di lavoro, lavoreremo magari più su di noi, troveremo una squadra per fare una partita amichevole, tutto quello che vuoi, però non mi piace creare alibi, perché insomma, ecco, sono tutte scuse che non mi piace accampare, l'alibi è dei deboli. Franco, no, una cosa, non ho capito, scusa, mister, tu hai detto il difensore, ma manca ancora, è perché Veseli rientrerà tra qualche settimana o ti manca a prescindere? Un difensore, un centrale non ci vede. Veseli ne approfitto, inizio settimana, aggiorniamo sulle sue condizioni. Sì. I tempi non sono brevissimi, però aggiorniamo ufficialmente. Resterà fuori per un po', insomma, insomma, se ti riferivi a Veseli oppure... Ma siamo attenti sul mercato, se capita qualcosa sappiamo che insomma non guasterebbe un altro difensore. Adesso vediamo, però, non è che... L'importante è prenderli quelli che sono funzionali, quelli buoni, no? Prenderli per prenderli.